Oh, buongiorno a tutti. Scusate, mi ero addormentato quasi in mezzo al traffico. Buongiorno di nuovo. Oggi sono 9 mesi e 15, 16, 17 giorni. Diciamo 9 mesi e mezzo dal mio intervento di sleeve gastrectomy modificata. E come vi ricorderete dal mio ultimo video, e se non avete visto lo trovate qua sotto, sto andando a lavorare in ufficio. Perché c'è un progetto che devo seguire dall'ufficio e quindi non posso stare più in smart working tutti i giorni come facevo fino ad oggi. Come vedete sono nel traffico, velocità di punta 40 km/h. Diciamo che fino adesso ho toccato sì e no i 20-25, sono già in macchina da un buon 20 minuti. E la destinazione è Milano, centro centrissimo, dove troverò il collega con cui devo collaborare oggi per portare avanti il progetto. Ci siamo salutati nell'ultimo video con un po' di domande, di curiosità mie su come avrei gestito questo rientro in ufficio e delle routine completamente nuove. Beh, allora devo dirvi che è andato quasi completamente per metà un disastro. Nel senso che in realtà la pausa pranzo e le merende sono andate bene perché forse erano la cosa che a più ho fatto attenzione fin da subito e quindi mi sono organizzato con le merende, ho pensato bene a dove, ho cercato bene dove poter andare a mangiare un secondo, abbastanza semplice e è andata bene. La cosa che è andata invece malissimo è il fatto che a un certo punto a metà pomeriggio avevo un pesantissimo mal di testa che non riusciva a passare in nessun modo, è stato insomma pesante e la cosa che mi ha colpito è stato che solo dopo, praticamente dopo cena, ho capito da cosa derivava quel mal di testa. E quel mal di testa derivava dal fatto che erano 24 ore che non bevevo. In pratica quello che è successo è che io ho fatto la mia bella colazione al mattino, ma fondamentalmente l'acqua l'ultima volta l'ho bevuto dopo la cena della sera prima. Io mi sono organizzato le merende, mi sono organizzato tutto, ho pensato a tutto, ma non ho pensato all'acqua. Sono arrivato in pausa pranzo, bello tranquillo. Signora, lei cosa beve? Oh, niente, grazie, purtroppo non posso bere. E non neanche lì mi è venuto in mente di farmi dare la bottiglietta, portarla in ufficio, tenerla vicino al computer per ricordarmi di bere. Quindi mi sono procurato un bel mal di testa e ho avuto la conferma nuovamente di quanto bere sia fondamentale. Quando mi sono reso conto che era davvero così tanto tempo che non bevevo, sono andato a bere e nel giro di un quarto d'ora il mal di testa è sparito. Quindi, correlazione causa-effetto. Direi che molto probabilmente ero disidratato. Non è la prima volta che mi succede, in passato mi è capitato di rendermi conto in giornate in cui sudavo veramente veramente tanto, prima della sleeve, che bevevo poco, sudavo tantissimo e mi veniva mal di testa. Bere me lo faceva passare, quindi conferma, conferma finale. Oggi mi sono organizzato ancora con le stesse merende dell'altro giorno, in pratica due biraghini che sono le confezioni singole di grana, una per la mattina e una per il pomeriggio, e un pacchettino di cracker che mangerò probabilmente metà pomeriggio, metà mattino, magari nell'ordine inverso, e con quello dovrei essere a posto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete like e se volete ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo video, premete anche sulla campanellina. Se poi vi interessano i viaggi in moto, se vi interessa vedere qualche bella strada della nostra Italia e avete un po' di tempo da perdere, potete anche controllare il nuovo canale che abbiamo aperto. Qui in alto dovreste vedere il link cliccabile e ve lo lascio anche in descrizione, perché no? Il nuovo canale che abbiamo aperto io e la Fra, chiamato Il Volpi e la Pandi, dove pian pianino, molto pian pianino, perché è un lavoro lungo, pubblicheremo i video dei nostri viaggi. Adesso ci sono online le prime 2 giornate del viaggio che abbiamo fatto quest'estate in centro Italia e pian pianino arriverà anche il resto, il viaggio in Sicilia e tanti piccoli giretti in moto che stiamo facendo più in zona Lombardia. Quindi
Dateci un'occhiata, magari vi piace. Già che ci siamo, vi posso anche raccontare che la bilancia è un po' di tempo che è abbastanza stabile su un peso, poco più di 103, 104, e sto lì fra i 104 e mezzo e i 105, e a seconda delle giornate oscillo su e giù di mezzo chilo, se bevo tanto, se bevo poco, se vado in bagno, se non vado in bagno, insomma, un'oscillazione più che normale, però il peso è abbastanza stabile. La cosa che però mi ha stupito, troppi però in queste frasi, è che l'orologio che vi ho fatto vedere nei primi video, a cui avevo già tolto delle maglie perché girava, ha ricominciato a girare. E questo vuol dire che in un modo o nell'altro sto perdendo ancora centimetri. La bilancia, che sarà l'argomento di un prossimo video, ci dà delle informazioni importanti, ma non ci racconta tutta la storia di un percorso bariatrico. Vi invito sempre a non pesarvi troppo spesso, vi invito sempre a non ragionare in chili, piuttosto ragionate in BMI. Quanti chili hai perso nel tuo percorso bariatrico? Tanti, ma non ti danno una visione corretta di quanta strada ho fatto. Parliamo del fatto che sono partito con un BMI da obeso di classe 3 e adesso sono solo ed esclusivamente sovrappeso e fra ancora una decina di chili o forse qualcosina di meno rientro nel normo peso. Quella ci dice qualcosa, perché il numero assoluto dei chili persi è un numero che va calato nella realtà di ogni singola persona. Ma perdo 20 kg, sono tanti o sono pochi? Ma perdo 70 kg, sono tanti o sono pochi? Beh, se parti da 250 kg, è ovvio che 20 kg sono pochi. Se parti da 120 e devi arrivare a 100, 100 kg è tutto il tuo, 20 kg è tutto il tuo percorso, non si può generalizzare troppo, non siamo tutti uguali. Quindi ragioniamo su BMI, che è dipende ed è legato al peso e all'altezza delle persone. Ragioniamo su dei valori che ci dicono veramente a che punto siamo. Ragioniamo in percentuale rispetto all'obiettivo completo, se proprio vogliamo ragionare. E la bilancia non più di una volta a settimana, ma anche una volta ogni 15 giorni va più che bene. Io stesso, che onestamente non mi faccio minimamente condizionare dalla bilancia, tante volte pensavo di essere in stallo, quando in realtà, se guardo l'andamento nel tempo, nel lungo periodo, si vede che la perdita di peso è stata sempre costante. Ma ne parleremo in un prossimo video. Per oggi, solo e solo se vi siete iscritti al canale, vi saluto e ci vedremo con il prossimo video. Magari vi racconto anche come andrà oggi, se mi ricorderò di bere in ufficio o se farò qualche altro pasticcio. Nello zaino questa volta ho anche la bottiglietta d'acqua, dei Ritz e il formaggio. Vediamo cosa succede. Ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro. Io intanto sono in coda. Sono ancora nel traffico. Non arriverò mai. La tua destinazione si trova sulla sinistra. E vai, arrivato. Adesso devo solo trovare parcheggio.